con Halloween, tesorino. Ma come? Non hai detto che andavi a New York? E infatti sto andando all'aeroporto. Ma nel caso dovessi tornare tardi, nel frattempo questo è per te. Ma sai che mi piace il costume da principessa? Oh, lo so. Sì, lo so, ma dovresti ricordare cosa è successo l'anno scorso. Sai quella favola che ti ho raccontato l'altra sera? Quella che avevo letto su Forbes? Sì, la strategia dello sbaglio. Che significa? Che sbagliando si impara. Già, e allora, rileggendo i miei appunti, le tue rivali, Anna e Sammy, hanno avuto delle intere barrette di cioccolato, mentre il tuo bottino è stato di qualche zuccherino e un paio di caramelle che, nella dura sfida di dolcetto o scherzetto, ti fanno arrivare ultima. Un fallimento totale. Allora la cioccolata che mi ha dato la nonna? No, quella non vale. La nonna ti adora, lo sai. Dai tuoi parenti non saprai mai quanto vali. Ma noi che avevamo pensato riguardo a dolcetto scherzetto? Dopo un'attenta analisi avevamo deciso di... Di non vestirmi più da principessa. Esatto. Trovami un'attività aperta da una principessa e ti dimostro che ha avuto vita breve. Ma un genio, una ginietta come te, ha il difficile compito di esaudire 3 desideri alle persone. Lei... è una leader dalla nascita, ha risorse infinite e lavora per dare alle persone qualcosa di assolutamente unico, talmente speciale che non pensavano che esistesse. E allora la ginietta che cosa avrà in cambio? Tante barrette di cioccolata! Sì, tante barrette di cioccolata! Esatto, questa è la metafora di Halloween offerta dal tuo caro papà. Allora, vediamo. Salve, signore. Sono il suo genio. Esprima 3 desideri, per favore. Dunque, genio, voglio che il mio appuntamento dell'una finisca con un contratto. Ci serve. E voglio trovare un aereo subito per tornare a casa e vedere la mia ginietta all'opera. Ehi, papà! Manca l'ultimo desiderio. Sorprendimi. Stupida macchina si è rotta, quindi stava... Dimmi solo come sei vestita, così lo dico ai Finch che riusciranno a riconoscerti. Ho il vestito blu, quello che indossavo alla festa di Garfield. Ma come? Ma è di Chanel! È un'imitazione di Chanel, guarda che se ne accorgono. Nah, e anche se lo capiscono, mi dici cosa cambia? Che penseranno che non sei abbastanza all'altezza per vendere a quei livelli. Ok, primo, non se ne accorgeranno mai. Secondo, io sono in gamba, vedrai che ci adoreranno, sia me che il vestito. Adesso basta, vedrai, andrà alla grande. Deve andare alla grande. Se il tuo piano va storto, ci faranno lavorare al discount in ginocchio sui ceci in offerta. Lo so, ma sono tranquilla. Ok, 2 minuti per venderla. I signori Finch? Sì. Salve, Ginny Burns, è un vero piacere conoscervi. Salve, piacere mio. Allora, andiamo a vedere l'appartamentino dei vostri sogni? La ringrazio. Grazie. Oh. Non è adorabile? Sì, è speciale. Sì, e poi l'architetto ha progettato anche la visita. Diciamo che dovreste seguire un rito, una specie di processione. No, non sarà un rito funebre? No, è una vera sorpresa. Ma la scoprirete solo una volta arrivati su al piano. Sono sicura che vi colpirà così tanto che vi verrà subito voglia di comprarla. Beh, francamente non sono un amante delle sorprese, almeno in campo immobiliare. No, ma serve per un buon contatto. L'intento è di farvi sentire parte del progetto. Beh, se c'è qualcosa a color lavanda starò benissimo. Pronti a rimanere a bocca aperta? Sì. Sorpresa! Tremenda, eh? Questi sono deliziosi, ne prendo un altro. Come si fa? Non compriamo. Non la compriamo. Questo cappello lo porterei tutti i giorni. È proprio vero. Ginny, i proprietari sono miei clienti. Come li hai convinti a farti fare questo? Gli ho detto che era l'unico modo per venderla. Sei contenta, vero, caro? Davvero? E per una che organizza festa non è un po' presuntuoso?
Scusate, ci tenevamo a ringraziarti. Questa festa i nostri nonni non la dimenticheranno mai. Mille grazie. Hai fatto ai nonni una magnifica sorpresa. Oh, mi fa molto piacere quello che dite, grazie a voi. Quando ci hai fatto tutte quelle domande non capivo il perché. Sì, ho pensato che c'entra l'acquisto di una casa con una festa sorpresa. Ma non lo mettiamo qui. C'è una cosa che non capisco. Io e te ci conosciamo da anni, ma non mi hai mai organizzato una festa sorpresa. Ma tu non me l'hai mai chiesta. Beh, ma io voglio una cosa solo dopo che tu mi hai convinto che mi piacerebbe averla. Ehi, Danny, perché non li cuoci i fiocchi d'avena al mattino? Sono più buoni. Ehi, Danny, perché non compri quelle lenzuola? Anche se costano troppo, non te ne pentirai. Ehi, Danny, perché non ti fai sbiancare i denti? Pensaci, no? Così avresti un sorriso fantastico. Ma allora devo essere proprio una gran rompina. Grandissima. Però mi sveglio ogni mattina fra lenzuola meravigliose e un profumo di fiocchi d'avena appena cotti. Ah, vedrai, un semplice controllo. Va di fretta, signore? Sa, è il mio compleanno e la mia amica ha deciso di invitarmi a cena per festeggiare, allora... non si fanno le multe al festeggiato, bang! Io le faccio. Patente, per favore. L'assicurazione in regola? Oh, certo, ecco, vediamo. Che strano, ce l'ho sempre qui. Ma come, non ti sei portato la patente? Forse me l'hanno rubata, non lo so. Non si può non avere signora, la patente. Signora, lei sa guidare la macchina? Beh... Perché il suo amico verrà con me alla centrale. Ma... Dice sul serio. Ok. Agente, garantisco io per lui. È una persona responsabile, è sicuramente un malinteso e cercherò di capire cosa è successo, ma... Oggi è davvero il suo compleanno. E se sapesse che sorpresa ho escogitato per lui, beh... Lo prego, la scongiuro. Venga. Ma mi ha arrestato? Silenzio, venga. Si muova. Grazie. Salve, potrei avere un caffè del giorno grande, poi un latte di soia e uno di quei frullati speciali alla frutta fresca con lo zucchero, di quelli grandi, sì, ho capito. I più grandi, i giganti. Per me ti hanno fregata. No, l'ho pagato molto meno di così. Grazie. Ciao, vorrei un buon latte di mandorla americano, facciamolo meglio. Grazie. Wow! Allora sei tu che freghi gli altri, eh? Il dolcificante è per i clienti. Sì, ma per i clienti del bar. Oh, andiamo, ti ho liberata dall'etichetta di barbabietola attaccata alla schiena. Burberry. Burberry. Lo zucchero vero, quello finto non mi piace. Oh. Ehi! Buongiorno! Buongiorno, tesoro. Ginny, ma i tuoi capelli sono così per il troppo caffè o è una richiesta d'aiuto? Si chiama Messy Bun, Steven. Oh, allora basta avere una vita incasinata per essere alla moda, no? Oh. Ti ricordi il primo giorno che hai messo piede qui? Appena ti ho visto, ho pensato, che tipo affascinante e raffinato, che uomo. Sono fortunata. Benvenuta nel regno della fantasia. Oh, e sarò costretta a lottare con i miei sentimenti fino al grande amore. E so che alla fine dovrò cedere.
Il nostro sarà il più spettacolare dei matrimoni. Avremo tanti figli, uno più bello dell'altro. E infine moriremo lo stesso giorno abbracciati. E ci faranno un funerale a sorpresa. E avremo una grande bara matrimoniale con tanti cuscini soffici e una coperta in ciniglia a coprirci le gambe. E la Surprise Enterprise sbalordirà le persone anche nell'aldilà per tutta la vita, Ginny. Non mi pensi mai in modo diverso? Ho letto che il 66% degli uomini gay ha avuto una relazione eterosessuale. Questo è al 100% ridicolo. Non darti troppe arie, stavo solo scherzando. Davvero? Non mi interessano gli omosessuali. A te interessano tutti quelli che non ti vogliono. Lo sai, già. Fa la torta di limone più buona ragione, di tutto il mondo. È vero. Sono felice che tu sia qui, grazie. Sì, anch'io tanto. Oh, il mio limone! Se la vita ti offre limoni? Non so che significa. È un modo di dire. Se ti accade qualcosa di brutto, puoi sempre ricavarne qualcosa di buono. Abiti qui vicino? Ebbene sì. Sei una babysitter? Oh, Casey! Sono Ginny. Ho l'appartamento numero 6. Vienimi a trovare qualche volta. Sì, certo che allora verrà. Vi aspetto. Carina, ciao, ciao. Vero? Ciao. Scusi, che c'è dentro questi muffin? Non saprei. Berberis! Sei tu! Scusami, vado di fretta! Ehi! Indovina! Cosa? Ho appena prenotato un tavolo. E per quando? Per adesso. E per chi? Per noi! Come? Reparto 7. Andiamo. Ne parlano un gran bene. Il parcheggio poi è gratis. Monta sul carrello, dai, guido io. Pensi che stia scherzando, vero? Dico sul serio. Dai, no, sali. Sul tuo carrello non tu ci salgo. Tu devi salire sul mio carrello. Non ci salgo. E allora mi costringe carrello. A seguirti per tutto il supermercato finché non sali sul carrello. Coraggio. Puoi farcela. Ok, salgo giusto per farti stare zitto. No, andiamo. Forza! Oddio! Oh! Ecco, vedo il traguardo! Oddio, 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 oddio! Oddio! Lascia che ti aiuti. Jeff Buckman. Ginny Burns. Oh, bene. Ecco qui, la cena che ti avevo promesso è servita. Ah, ti ringrazio. Assaggi gratuiti. Che cos'è? Non saprei. Beh, che ti sembra? Cipolla. Non ti piacciono le cipolle? È più un tipo di blocco. Beh, è molto strano come blocco. Salute. Era davvero terribile. Che ne pensi di andare da qualche altra parte per un pranzo un po' più vero? Adesso, vedi, dovrei recuperare il mio carrello nella zona ortaggi. Devi... Salta su, ti do un passaggio. Io ti inviterei volentieri a bere qualcosa, ma... Tranquilla. Pranzo alle 12 mercoledì. Accidenti, non ti arrendi proprio mai. Caffè Sky Blue. E dai. Ok, va bene, sì. Sì! A mercoledì, allora. Magnifico. Non vedo l'ora. Oh, posso immaginarlo. Ci conto, davvero, non vedo l'ora. Dolcetto scherzetto? Buongiorno. Allora, la mia famosa figliastra, che feste a sorpresa ha architettato ultimamente? Non ancora famosa, ma ne ho fatta una per Danny l'altro giorno. È stata originalissima. Una festa per Danny? E come sta? Bene. Sai, io non ho mai capito perché voi due non stiate insieme. È adorabile. Mamma, smettila. Non sono attratta da Danny, non in quel senso, ok? Non puoi farci niente. L'attrazione o c'è o non c'è.
Tua madre si è innamorata di me a prima vista. Come si fa a resistere a questa faccia qui, Che gran bugiardo che sei. Sai, mi ricordo che al vostro primo appuntamento hai portato delle margherite per me. Oddio, è vero. Me ne ero dimenticata. È in quel momento che ho pensato che papà mi mancava. Ho detto qualcosa di male? Mm-mm. Io ti voglio tanto bene, lo sai, no? Ah, tesoro, non ti preoccupare, lo capisco. E a maggior ragione oggi. Tranquilla. È anche per questo che ho voluto vedervi questa mattina. Non so perché, ma la tragedia di papà mi tocca ancora di più quest'anno. Ehi, mamma, te lo ricordi il costume che mi ha dato papà quel giorno? Non me lo ricordo proprio, quel costume, no. Adesso non mi sembra il momento buono per parlarne. E si può sapere perché non possiamo parlarne adesso? Bene. Oh, certo, è vero, non l'hai mai visto quel costume, perché quel giorno ti sei chiusa in camera tua e non sei più uscita! Latte alla zucca o scherzetto? Oh mio Dio! Beh, così sei fantastico! Ma mi spieghi perché ti sei mascherato da elefante? Ma che dici? Non sono solo un elefante! Sono un elefante rosa in una stanza! Che hai nella busta? Oh, una vecchia ciambella! Oh, sì! Ok, aspetta. Ho affittato un costume da elefante per ben $85 e per farti contenta bastava una ciambella da 13 centesimi. Ma questa qui è una ciambella molto buona. Dolcetto scherzetto? Non finirti le briciole. La parte più buona. Dolcetto o scherzetto? Abbiamo fatto bene. Ci hanno dato un sacco di cose. Sì, davvero. E adesso dobbiamo... Zia Dottie? Jenny! È matta la zia Dottie. Ci risiamo. Perché? Perché? Jenny, c'è stato un incidente terribile. Tuo padre, lui... Vedi, lui non sa come dirtelo. Dirmi cosa? L'aereo dove lui stava è caduto. Capisci che cosa significa? Tu che potevo venire. Oh, sì, ma certo, hai fatto bene a venire. Dov'è tua nonna? Non sta tanto bene. Senza amici, sei sola? Mia mamma è morta. E siamo venute qui. Ok, sai una cosa? Oggi sei fortunata ad essere venuta in questa casa perché avrai tutte le caramelle. Che ne dici, eh? Wow. Perché fai quella faccia? Ma non sei un po' vecchio per vestirti da elefante rosa? Sì, è vero. Ma sai, è che il mio costume da Batman era in lavanderia e di pulito avevo solo questo. Io ho un sacco a pelo di Batman. Davvero? E io invece ho il pigiama. E allora io sono Batman! E allora io ero la ragazza di Batman, lo sapete? Quella di adesso sono io. Oh! Vuoi che venga a bussare alle porte con te? Magari! Proteggi queste, pachiderma. Ok, non dico che sono Batman. Dico solo che nessuno ci ha mai visti insieme nella stessa stanza nello stesso momento. Tirate le conclusioni.
Dolce Halloween. Ma non potevi assumere una persona più normale? Non so perché ti ho dato il mio benestare. Sembra ce l'abbia sempre con me. Oh, guardala. È come se in ufficio avessimo una nocciolina tutta pelle e ossa. Oh. Prima il caffè con la panna, poi le caramelle. Tu vuoi che Andrea diventi grassa? Oh, sei in arresto per dieta assassina. Eh? Ti ho beccata. Cos'è, uno speed date? È questo il modo di salutare? Ah, oh, buongiorno. Siamo uno speed date? Quella era un'amica di mia sorella, veramente. Tu non hai una sorella. E tu come lo sai? Bugietta. Oh. Allora, eri indecisa se venire o no? No. Davvero? Mm-hmm. Ma non la prendi sul serio questa cosa, non è vero? Già, è corretto. E per quale motivo? Perché sei un playboy? Oh, fammi indovinare cosa fai. Gestisci un nightclub, è così? Bottiglie al tavolo, cameriere ammiccanti in abiti succinti, star del basket. Sì, 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 sono sicura. Oh, mi sbagliavo. Jeff Buckman, chirurgo plastico. Allora paghi tu, dottore. Certo, figurati. Vuoi un tè freddo intanto? Ah, odio il tè. Un caffè? Ma che hai denti? Una Coca Light? Mi fa fare gulp subito. Ma guarda, non sei affatto di gusti facili. No. Ma ne vale la pena, giusto? Beh, non dovrei dirlo, ma... penso che dipenderà molto dalla tua tolleranza. Io non ce la faccio più. Io sono molto tollerante. Hai un modo di fare assurdo. Io sono intollerante solo al lattosio, ma a te non piace il latte, no? Adesso basta! Oddio, hai visto come l'ha mollata? Beh, ecco il mio mantra. Non sappiamo com'è andata, quindi dovremmo concedere a entrambi il beneficio del dubbio. Ora ti spiego il mio di mantra. Se vuoi discutere con me, non c'è problema. Ma non ti permettere di lasciarmi da sola al ristorante. E tu non ti permettere di cacciarmi via. Guarda, è facile che ti cacci via. È la cosa che so fare meglio. Sono il migliore a non farmi cacciare. È la cosa che so fare meglio. Beh, allora grazie per il pranzo, sai, mi sono divertita. Non c'è di che. Che ne dici di andare a cena sabato? Non credo proprio, ma sono certa che ci vedremo in giro. Sul serio? Tutto qui? Che fai? Lasci il gioco dopo una mano vincente? Beh, ammetto che la mano è interessante, ma la posta è troppo alta. Non ho voglia di perdere la camicia. Ah! Wow! È la maglietta che abbiamo preso insieme? Sì, Kay mi prende in giro quando la vede. Non capisce perché andiamo in cerca di questi cimeli. Mm. Da quant'è che ci stai? 3 settimane? Sì, e va tutto bene. È tranquilla, non è pesante, è simpatica. Sì, è fantastica. Sembra, come al solito, l'inizio perfetto di una relazione incredibile. Però riparliamone a fine mese. Almeno io ho delle relazioni, tu rifiuti tutti. Cerco qualcuno che possa offrirmi il meglio. Certo. Il solito? Sì. Frittelle alla banana, frittata di uova biologiche ben cotta con salse a parte e due piatti, per favore. Due piatti? E dei limoni. Sì, ok. Sì. Facciamo un attimo. Per te cos'è il meglio? In una relazione? Mm-hmm. Per me significa che deve darmi tutto. Deve darmi stabilità, ma anche molta tranquillità e... salsa. Eccoci alle cose serie. Oh, ma guarda che... non stavo mica parlando di quello. No, io condivido tutto con te e per questo per me tu ci sei sempre. Ma tu sei più chiuso e io non posso certo esserci sempre per te. Dipendo da te, che vuoi farci? Ma non vuoi avere qualcuno accanto? Per ora non ci penso. E non ti importa di nessuno? Certo che sì. Mi importa di te. Lo so che ti importa di me, ma una persona a cui tieni, come fa a capire che può contare su di te? Se ne accorge.
Insomma, uno ti vede fermo lì e deve capire che gli vuoi bene? Sì, se resto lì e non me ne vado, qualsiasi cosa accada, gli voglio bene. Passa la salsa? No, usa la tua. Hai la tua? Voglio la tua, ti prego. Oddio, non c'era niente in agenda. Vuoi dirmi che sta succedendo? La tua idea era ottima. Sì? Wow! Quale? Quella dei cartelloni? Già, mi ha fatto pensare di espandere il nostro lavoro anche in altre città. No! No! Eravamo d'accordo di lavorare in ambito locale. Ma questo 5 anni fa. Siamo ben avviati ormai. Vuoi impedirci di crescere? Sorpresa! Tanti auguri anche se in ritardo! Un po' subliminale come idea, ma l'adoro. Ma che sta succedendo? Steven ti ha concesso un giorno libero e così posso darti il regalo di compleanno del secolo! Sì, del secolo! Vieni con me! Oh mio Dio! Certo che è stata un'idea molto originale! Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Bene, e adesso palla al centro. Guarda, guarda, Ginny Burns. Sorpresa! Come stai? Sto bene. Stavo facendo un giro in bicicletta. Fra poco mi vedo con un amico e... Bene. E quindi tu fai l'allenatore ai bambini? Sì, nel tempo libero. Mi diverte molto. Senti, io ho quasi finito qui. Ti va di fare un fuori programma? Hai 2 minuti? No, no, oh, no, 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 no. Beh, mia madre lo diceva sempre a mio fratello ogni giorno. Non giocare lungo il fiume ghiacciato e lui naturalmente... Andava a giocare lungo il fiume. No, no, molto peggio. Il ghiaccio del fiume gli si è aperto sotto i piedi. Oh mio Dio! Oh no, non è andata male. L'ho salvato io. Come hai fatto? Ti sei tuffato? No, io non ero lì. No, 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 no. Tornato a casa, lui tremava al pensiero che lei lo scoprisse, no? Allora io ho preso il phone di mia madre, l'ho portato al piano di sotto e l'ho asciugato tutto. Non se n'è mai accorta. Perché aveva tanta paura di tua madre? Era severa? No, no, era un alcolista. Già, aveva degli sbalzi d'umore a volte. Mi dispiace tanto. Non ti preoccupare. E tua madre è ancora viva? No. E che ne è di tuo padre? Se n'è andato con una bionda. Avevo solo 6 anni. Le bionde sono sempre un problema. Cioè, è vero, direi proprio di sì. Sai, non avevo mai parlato con nessuno di queste cose prima d'ora. Sento che con te posso essere me stesso. Mi piace. Ora devo andare. Beh... Ti chiederei di uscire, ma... Temo mi diresti di no. Sai, sono la ragazza delle sorprese. Ah, eccola là. Ginny! Ginny? Ginny? Ciao! Sono Kay! Ciao! Oddio, finalmente ci conosciamo! Proprio l'altro giorno ho detto a Danny: oh, ma che bella cosa, vi vedete ogni domenica al parco, ci vengo anch'io. Accidenti, ma sei splendida. Ehi, ma è vera? Esiste davvero? Già. Ed eccoci qua. Beh, allora, che dite, andiamo verso sud? Facciamolo! Facciamolo! Forza! Che... E io ho detto: tesoro, non vorrai che mi vedessero così distrutta? E in tenuta sportiva? Ho un mercatino, voglio dire, ma perché mi hai presa? Tu sai come sono fatta? Sì. A proposito, noi stavamo pensando di andare a pranzo nel nostro posticino preferito. Ti va di unirti al gruppo? Oh, Ginny, ma che cosa hai fatto? Oh, beh, mi
piacerebbe molto, ma ho un appuntamento. Ho incontrato un gran bel ragazzo. Ah. E quindi devo andare a prepararmi e a scegliere come vestirmi per stasera, insomma. Certo. Ma allora, ma via, che aspetti? Sì, infatti. Certo, vi devo salutare. Ma certo, corri, figurati. Mi dispiace. Ciao, ciao. Hai capito? Hai capito? Let you up to heaven. Carry you down that lonesome road. Pick you up for coffee. Tell you I love you even when we're old. My girl. Penso di sapere quando una persona è innamorata. Penso di averlo capito. Ah, una persona. E tu, invece? Oh. Beh, non lo so, io non ho mai pensato che mi sarebbe capitato. E non è capitato, allora... Allora... A quale... conclusione sei arrivata? Beh, vedi, penso che innamorarsi renda migliore la tua vita non solo nel presente. Sono convinta che renda migliore anche il passato. Che vuoi dire? È che... l'amore ti prende al tal punto che rende il passato meno doloroso. Tu stai dicendo che sei più felice ora insieme a me? Può darsi. Allora tu hai appena ammesso di amarmi. No! Ma dici no, certo che d'accordo, no. D'accordo, ok. Mio Dio. Forse c'è una briciola? Una minuscola briciola d'amore? Diciamo forse un granello. Un granello? Solo un microscopico granello? Un impercettibile. Ah, un impercettibile granello! Vediamo, vediamo! Ti amo. E ti spaventa averlo detto? No, affatto. Mi fa stare bene. Dovresti provare. Oh, scusa, devo fare pipì, quindi devo andare. Ah, lo sapevo. Hot dog, patatine grandi e una coca, per favore. Scusami, che fai? Ordini al cestino dei rifiuti? Salve, desidera? Hot dog, patatine grandi e una coca, per favore. Molto bene. Allora, ieri sera al concerto, Jeff mi ha detto ti amo. La cosa mi rende molto felice. Anche se devo dire che questo mi spaventa. E poi ho visto Danny abbracciato con Kay e beh, mi sono sentita gelosa, molto gelosa. E insomma, capisci, io amo Jeff, davvero, mi piace molto. Lui è profondo ed è esattamente quello che mi serve. $9 in tutto. Grazie. Il fatto è che con Jeff io mi domando continuamente quando finirà e come finirà. Ogni giorno, tutti i giorni. Non è normale, no? Ma ti mangi le patatine tu? Vuoi dire qualcosa? Che...
fa passare del tempo. Davvero? Questo è il tuo gran consiglio, far passare del tempo? Mangiamo tutto senza tovagliolini? No, sono là dietro. Oh, e questa cos'è? Ecco, questa è la collana dell'oggi e del domani. È il simbolo del nostro presente e del nostro futuro insieme. Solleva i capelli. Ah, sì. Senti, tesoro, penso che dovresti superare le tue paure, ok? Perché dovrò star via per un po' di tempo. E mi piacerebbe che tu venissi a trovarmi. Grazie. Grazie tante. Scusami, vado a specchiarmi. Salve, andiamo all'angolo. Oh, tra Randolph e Green. Non sono una persona molto stabile, Lori. Che puzza. Ah, e come hai fatto a capirlo, Ginietta? Hai per caso guardato le foto del tuo telefono? Jeff mi ha chiesto di viaggiare con lui. Ah, e gliel'hai detto da dove nasce la tua paura di volare? Sì, ma ha risposto che l'amore motiva le persone e ti fa superare gli ostacoli. L'amore motiva le persone a farsi andar bene l'intero pacchetto. Il mio pacchetto sta diventando un po' troppo pesante. Immagineresti, è un incarico molto delicato. Certo, lei non sa come lavoriamo. Vede, ma sono sicuro che sarà felice di... Può scusarmi solo un attimo, per favore? Prego. Che stai combinando? Stanotte mi sono ingozzata di cibo, sono morta e vorrei andarmene a casa a letto. Cipolle e maionese. E panna acida. Un grosso produttore del cinema vuole che gli organizziamo un matrimonio a sorpresa in saputa della sua ragazza. Di là c'è il suo assistente. Cosa? Di chi si tratta? Non lo so, non me lo vuole dire, ma deve essere molto famoso. Oddio, Steven, è fuori portata per noi. No, non più, mia cara, andiamo. No, non posso incontrare nessuno concetta così. Accidenti, che figura. Eccola qui. Grazie. Salve, io mi chiamo Ginny Burns. Piacere. Oddio, le chiedo scusa, io sono appena uscita da questa... grande festa di bambini, un super pigiama party, una grande sorpresa. Sorpresa! Sì. Scusi. Ok. Ginny, per non farci scoprire dalla stampa, Bill vuole che sia una sorpresa anche per gli invitati. Sarà a Chicago perché, beh, la sposa è nata lì. Ok, allora, vediamo se ho capito bene. Vuole che organizziamo in un giorno prestabilito da lei un matrimonio fra il suo... Come lo chiamiamo? Quentin. Allora, la ragazza di Quentin non deve sapere un bel niente. Esattamente. Ma voi pensate che sicuramente lei accetterà di sposare Quentin quel giorno? No, non lo pensiamo. Lo sappiamo. Hanno già parlato di matrimonio? Questo non la riguarda. Tutta l'organizzazione dovrà essere più che perfetta. È questo il suo compito. D'accordo. Allora, potrei avere qualche indizio sui gusti della sposa? Non so, è una ragazza tipo tradizionale o tipo eccentrica? Lui la vuole molto elegante, oltre ogni limite. Certo, Bill, volete che sia spettacolare, sorprendente, come piace a noi. Sì, però
Ci serve sapere di più sulla sposa, perché il matrimonio dovrà essere una proiezione della sua personalità. Dovremo conoscere la sua vita, il lavoro, i suoi hobby, il colore preferito, se ha qualche mania. Le vostre brochure dicono matrimonio da sogno. Non avete bisogno di sapere altro. Va bene. Allora, che tipo di budget abbiamo a disposizione? Ah, molto alto. La madre della sposa si sta occupando del vestito. Ve lo farà avere da una sarta, la stessa che avrà il compito di apportare le eventuali modifiche dell'ultimo minuto. Quando arriverà, lei, signorina, proverà l'abito assicurandosi che non abbia difetti. Però la prego di lavarsi le mani. Sa, anche se il vostro intento è lodevole, i matrimoni sono qualcosa di personale. Non esistono al mondo due spose uguali. Quindi, Bill, se volete che la vostra sposa risulti davvero entrerà speciale... Entrerà in ballo Ginny, la persona perfetta per voi. La quintessenza del romanticismo. Quello che piace a lei piacerà alla sposa. Se la sposa fossi io, gli spiaccicherei la torta nuziale sulla testa. Hai ragione, andiamo, sta calma. Ci saranno tanti VIP, per noi significa tanta pubblicità. Come si dice, solo asciugamani ricamati, uno per me e l'altro per il mio cagnolino. Ma noi non siamo wedding planner, Steven. Perché non chiamiamo Randy Schuster? Oh, e chi è? Il nostro competitor. No, che non lo è. È il miglior wedding planner su piazza e a noi serve questo. Il nostro lavoro è architettare un piano. Sai qual è il mio? Sposarmi in un posto irraggiungibile solo per mia madre. Magari sott'acqua, con la muta e le bombole, ma con sotto lo smoking, come James. Questa è una bella idea. Ma il mio sogno è sposarmi in bianco con una torta gigantesca. Dunque, dobbiamo inventare qualcosa per assicurarci che lei arrivi nel luogo del matrimonio. E che il tutto abbia senso per tutti. Ma... Certo, sì! Tu sei un maledetto genio! Lo so! Perché? Ecco, vedi, lui è un produttore. Diciamogli che deve girare un film la cui ultima scena è un bellissimo matrimonio. Ma la sposa chi la fa? La sua ragazza? Allora, il giorno del matrimonio, Quentin dirà che il volo dell'attrice che fa la sposa è stato cancellato. E lo dirà arrabbiandosi perché non può rinviare le riprese. E allora vorrà girare delle scene in cui la sposa si vede da lontano e chiederà alla sua ragazza: per favore, fammi da controfigura. Lei si guarderà allo specchio, con l'abito da sposa, e diventerà molto triste, perché penserà che purtroppo quello non è il suo vero matrimonio. E mentre sta per entrare in scena, all'improvviso, qualcuno le tocca il braccio e sussurra: sorpresa! Ed è suo padre! Mi fai morire, basta! E tra il fumo, come in una nuvola, senza parlare, percorre il corridoio. E ad uno, scorge i volti delle persone a lei care, i volti di tutti quelli che ama. E poi vede l'altare. E là c'è Quentin, l'uomo dei suoi sogni. E lentamente lui le si fa incontro. Si inginocchia davanti a lei e le fa la fatidica domanda che solo pochi minuti prima era una preghiera inascoltata. E lei risponde: sì! Ginny, è davvero fantastico! Oh, meraviglioso! Ciao, Tonya. Ciao. Ho portato un po' di cose per ravvivare la noiosissima riunione di oggi. Quale riunione? Quella interna. Non è per questo che l'ufficio oggi è chiuso? Oh, non siamo chiusi, è solo che a quest'ora sono andati tutti a pranzo. Ah, beh, io devo aver fatto un po' di confusione con i giorni. Tenetelo pure il cesto, ci vediamo. D'accordo. Ehi. Ehi. Che ti succede? Ho provato tante volte a chiamarti. Beh, oggi ho avuto molto da fare. Sono passata anche prima. Ah, sì? Già. Sai, lo... sospettavo che la riunione non ci fosse oggi. Che fai? Mi stai forse accusando di qualcosa? No. Scusa, ma tu al posto mio cosa penseresti? Ah, beh, ti concederei il beneficio del dubbio. In realtà la riunione è stata rimandata alla settimana prossima. E non ti ho risposto perché avevo da fare. No, mi...
Mi dispiace, non so perché sono saltata subito alla conclusione peggiore. Hai ragione, sono proprio fuori di testa. Beh, dai, può capitare. Scusami. Ehi. Continua pure, ci vediamo dopo. Certo. Ripartiamo. Bene. Danny, mettiamo che Kay sia convinta che tu le abbia mentito su una cosa. Te la prenderesti? Penseresti di lasciarla oppure no? No, penso che cercherei di spiegarle, di rassicurarla, no? Oddio, mi sa tanto che innamorandosi per paura di essere feriti ci si fida molto meno dell'altra persona. Può essere, ma se ami la persona giusta è la fiducia in te stesso che ti fa andare avanti. Danny, che pensiero profondo. Sono iscritto a profonde riflessioni. Me ne mandano due al mese, è la verità. Quindi fammi capire bene. Secondo te, allora, mi fido di te per il fatto che non ti amo o solo perché meriti fiducia? O forse tu sei innamorata di me e ti fidi di me, ma non ti fidi di te stessa. Bene, ho finito. Ho esaurito le mie due frasi mensili, non ne ho più. Che bello. Avanti! Sì! Ciao, ehi. Buon anniversario! Ehi! Aspetta, ti aiuto a entrare. Grazie. La partita è quasi finita. Così e vai! Rilassati, tra poco avrai tutta la mia attenzione. Attenzione? Figurati, io pensavo a un grazie. Wow! Sei arrivata neanche da 30 secondi e già cominci a strillarmi. Ma io non ti sto strillando. Senti, carissima, il fatto che non mi comporto nel modo che tu ti aspettavi non ti dà nessun diritto di arrabbiarti con me. Non sono arrabbiata, casomai mi sento ferita. Tesoro mio, se ti do tanto fastidio, te ne puoi anche andare. Tesoro, è ora di andare a letto. Quando esce da lì, mamma? Amore, non lo so. Sei stata al Cookie Joint? Fanno dei biscotti alle patatine fritte, dei geni. Sì, saranno passati 2 anni almeno da quando l'hanno perso. Oddio, c'è il mitico pollo al formaggio di tua madre. Oh, ti prego, posso assaggiarlo? Jenny, che ti succede, tesoro? Oh. Pollo al formaggio, super! Chiamala Kraft, pagherebbero per un'idea del genere. Altro che... C'è una ragazza al lavoro che soffriva di disturbi alimentari. Ha trovato una bravissima terapista. Ti prendo il numero. Era la bottiglia. Almeno credo. Mi raccomando, chiamala. È un po' eccentrica, ma molto Dai, brava. Non essere ridicola. Sto alla grande. Ho solo le mie cose, quello sì. Ah, sei disgustosa. Non voglio guardare. Jeannie. Ci vuole... Come no? Tutto d'un sorso, ovvio. E non prendi nemmeno fiato, impressionante. Finita. Accidenti.
che pulisco io, tranquilla. Ah, brava. Scusa. Vado a prendere la scopa. Ci penso io, faccio mangiare io. Mangiare la roba che sta per terra. Non mangio mai la roba che cade per terra. Quale disturbo alimentare? Non ho nessun disturbo alimentare, come le viene in mente? Buongiorno. Buongiorno. Se vuole accomodarsi, la chiameranno fra un momento. Ok. Ginny Burns. Allora dimmi, come mai sei qui? Beh, perché mangio molto. Anzi, mi abbuffo. E poi ti purghi? No, faccio molto movimento e mi metto spesso a dieta per perdere peso. Ma poi, a quanto pare, mando tutto all'aria e quindi... Attraversi un periodo stressante? Non molto. Sa, speravo potesse darmi, non so, una qualche specie di dieta professionale per riequilibrare il mio modo di mangiare. Ok, Ginny, le abbuffate, purtroppo, non indicano un disturbo alimentare, ma un problema affettivo. Come affettivo? Questa non capisce, affettivo. Allora, diciamo che sei con una bambina, ma lei è arrabbiata con te. Perché non le dai retta? Come te lo fa notare? Facendo i capricci. E tu come fai a calmarla? Una ciambella con la panna. No. Le serve che tu l'ascolti. Le serve un confronto con te. Solo queste cose la calmeranno, Ginny. Dentro la Ginny grande c'è una Ginny più piccola, ok? E quando la Ginetta sa che non l'ascolti, beh, si arrabbia. E inizia a prenderti a pugni da dentro la pancia. E Ginny grande, quando sente quei pugnetti, che cosa pensa? Beh, che ha fame. Già. E quindi cosa fa? Lei mangia. Brava. E poi cosa fa? La dieta. Brava, sì. Ma cosa succede quando pensa a tutto quel buon cibo che adora e che non può più avere? Che lo desidera più di prima. Lo desidera più di prima, e allora che fa? Sta sempre a dieta. Questo è il problema. È qui che volevo arrivare. In mezzo a questo squilibrio di calorie, quella piccola bambina, che fine ha fatto la Ginetta? Qual era il problema? Che non l'ascoltava nessuno. Proprio nessuno. Nessuno. No, non l'ascoltavano. Mi scusi, ma ancora non capisco di che stiamo parlando. Ok, la tua, com'è che l'hai chiamata prima? Dieta professionale, certo. Dovrebbe assecondare i tuoi sentimenti, capisci? Qualunque essi siano, chi se ne importa. Anche se sono deplorevoli o insicuri o immaturi o stupidi. Non importa, sono sempre i tuoi sentimenti, i tuoi. E tu devi ascoltarli. Oh, ma io non ho tutti questi sentimenti. E come se li hai, ne hai e come? Altro che, è quello che mi stanno dicendo, me lo stanno urlando. Ma allora, se è colpa di quella bambina che mangio troppo, la odio, è una rompiscatole. Ehi! Non rompe le scatole. Vogliamo bene a quella bambina e dobbiamo nutrirla, ma non con il cibo, ok? Che pensi di fare la prossima volta che ti dai i pugni? Metterò quella streghetta in castigo. Ti servo due volte a settimana. Allora ho pensato al catering, ho fissato il luogo per l'evento e ho aggiunto al menù persino dei piatti vegani per i più rompini. Ottimo. Fammi indovinare, dobbiamo parlare un po' della tua vita? Jeff ed io stasera dovremo uscire a cena con Danny e Kay. E il solo pensare a lei mi fa copponare la pelle. Beh, non ti sono mai piaciuti i ragazzi di Lori, ma la accompagnavi a cena. Che ha di tanto speciale, Kay? Ah, come special Kay. Gli special, no, i cereali, Kay. Gli special Kay. Ok, scusa. Ancora piange. Sì. A posto così per adesso? Ah, sì. Oh, aspetti, degli spicchi di limone per lei. Oh, sì, per favore. Allora, Jeff, metti anche le protesi? Certo che le metto. Te lo chiede perché sua sorella è piatta come una tavola da stiro. Oh. Se fosse un sasso e la lanciassi in un lago, rimbalzerebbe mille volte. Beh, sì, forse ha ragione. Buffo, Ginny, non mi ha mai detto di che ti occupi. Veramente? Ah, è un avvocato. Un avvocato di successo?
Scusate, potete stare quanto volete, ma qui si usa portare subito il conto. Ve ne ho fatti fare due separati, uno per coppia. Oh! Non è divertente, Jeff? Ci credono una coppia. Che fantasia, eh? Diamo il benvenuto al suono della speranza. Non è magnifico? La speranza di salutare per sempre le abbuffate e di dimagrire. Dovrei proprio brevettarli questi cosi. Magari potrò ritirarmi e potrei comprare anche un'isola o forse un castello sulla costiera amalfitana. Non so, poi ci penso a come investire i ricavi. Comunque, dove eravamo rimasti? Ok, associa un suono a ogni tua voglia, capisci? È un po' come il tuo sistema di allarme personale che ti dice che stai elaborando qualcosa, stai prendendo atto di qualcosa, non è forte? Qualcosa tipo cosa? Oh, non lo sappiamo, non si sa. Dobbiamo esplorare tutte le nostre sensazioni ogni volta che pensi al cibo. Non è detto che tu debba mangiare. Se ci viene voglia di mangiare, fermiamoci e pensiamo che dobbiamo decidere. Ci nutriamo di cibo oppure di emozioni? Capisci? Diciamo che credi di trovarti dentro un pacchetto di patatine. Oddio, com'è possibile? Sono ancora dentro un pacchetto di patatine un'altra volta. Devi pensare e riavvolgere il nastro. Che succede? Torna indietro. Che è successo? Qualcuno ha detto qualcosa che mi ha resa triste? C'è qualcosa che deve accadere che mi spaventa? Non sono a mio agio in questa situazione? Perché con Tizio mangio tanto e con Caio poco? Mi piace la sua compagnia? Oppure mi annoia? È il periodo migliore della mia vita, mi diverto tanto e mangio tanto? Sono tutte sensazioni che dobbiamo prendere in esame, capisci? Sì, ma cosa faccio se veramente sono affamata? Beh, come ogni adulto responsabile puoi saziare le tue voglie, certo. Insomma, è preferibile mangiare cibo sano, ma se vuoi un po' di dolci, beh, mangiali questi dolci. Chiaro? Ricorda, le privazioni portano alle abbuffate. Ah, non lo so, pensavo che mi piace tanto mangiare, sono una gran mangiona. Quindi mangiare ti piace tanto? Oh, guarda che meraviglia, ti va di assaggiarne uno? No, veramente no. Sì, ci avrei giurato, lo vedi che sei capace di rifiutare del cibo? L'importante è capire cosa pensiamo mentre non stiamo mangiando e cosa pensiamo invece quando stiamo mangiando. Non riesco a capire. Quando durante il giorno non mangi, è perché in quei momenti sei occupata a fare altro. Non ti serve aggiungere niente, non devi tenerti occupata con altre cose. Stai bene così come stai, oppure, se non stai benissimo, riesci a cavartela. Sai cavartela, affronti la vita a viso scoperto. Sì, ma come risolvo il problema? Beh, vedi, le abbuffate sono come un furto in casa. Quando un ladro entra a casa tua, speri solo che prenda quello a portata di mano e se ne vada. Ma sai una cosa? Sai cos'è che non devi fare? Non cercare in fondo ai cassetti, non ti attaccare alle briciole. Ti basterà fare qualcosina qua e là, in superficie, capisci? Per questo devi avere autocontrollo. Oh, e vuoi un esempio? Ecco un esempio, ti do una vera chicca. Sei pronta? Beh, esiste la buffata a zero calorie, lo sai? Ok, te la spiego. Oh, sono arrabbiata, vorrei prenderti a pugni sul naso! Ti riempio il naso di pugni! È la cosa più assurda che abbia mai fatto! Perché? Perché tutto a me non è giusto? Addio, quanto parlo troppo, non mi capisco nemmeno io! Tutto questo porta a zero calorie, non ho mangiato! Niente, vedi? Puoi farlo alla sera, puoi farlo al mattino. Prima uno sfogo e poi lo spuntino. Oh. Vedrai. Ti piace? Tienilo. Tanto poi te lo metto in conto. Gini! Ehi! Che ci fai qui? Mi dispiace, scusate, non pensavo che lavorassi a casa. Ignoratemi, vado a posare questi e poi me la squaglio. Che sciocchina che sei. Che ci fai qui dentro? Ho messo a posto i tuoi vestiti. Ehi, guarda che Sue è una collega di Los Angeles. Tra poco si trasferirà a New York nel nostro studio. Lei non alloggia qui, sta in un albergo in centro. Tra poco finiamo e se ne torna a Los Angeles, capito? La sua valigia si trova in camera tua. E allora ha fatto una corsa nel parco e poi si è fatto una doccia. Sei stato occupato tutta la settimana. Non mi richiami mai se ti cerco. Non mi mandi neanche un messaggio. Poi torno a casa, trovo lei e mi dici che non c'è niente di strano. Ok. Siccome voglio che la nostra relazione funzioni,
metterò da parte i miei sentimenti e proverò a capire cosa hai provato tu, entrando qui ora, va bene? Più tardi però, ora devo accompagnare Sua all'aeroporto. Beh, ti chiamo dopo, ok? Vengo all'aeroporto con te. No, no, è ridicolo. Come? Per favore, Jeff, non vedi che... Ma non capisci che qualcosa non va tra noi? Non puoi dirle che è un impegno improvviso e che le chiamerai un taxi per andare in aeroporto? Dille che glielo paghi tu. Così? Così, con le tue fobie, il nostro rapporto l'ammazzi, Ginny. Lo capisci? Per te, se non ti mando un messaggio al secondo, chissà dove sono. Se non ti faccio complimenti, ti offendi. Tu sei così. E adesso pensi che ti tradisco. Beh, anche se ti amo moltissimo, mi dici chi vorrebbe vivere così? Chi? Jeff, me ne vado. No, ti prego, non farlo, non lasciarmi. Jeff, ti prego, non lasciarmi così. Oh. Teniamoci leggeri perché dopo ho un appuntamento con Lori per il dolce. Veramente dovrei... dovrei parlarti di una cosa seria. Kay vuole che ci fidanziamo. Eh? Cosa? Non capisco, ne sei innamorata. Tu sei innamorata di Jeff? Stop, stai evitando la mia domanda. E tu stai evitando la mia. Vi dispiace abbassare la voce? La mia relazione è solida, sono io che devo limare il mio carattere, sono una difficile. Forse hai bisogno di uno più forte. Jeff è forte, almeno lui mi dice sempre quello che prova. Sì, ma appena gli dici cosa provi per lui, ti allontana. E tu invece? Nessuno sa cosa provi. Potete aprire quella tenda, per favore? Allora ordiniamo, ragazzi? Sì, allora, senta, vorremmo dividerci un piatto. Vorrei una di... baguette, carne e formaggio. Lo sapevo! Tu sei esattamente come tutti gli altri uomini! Perché? Perché Kay vuole sposarmi? Se non vuoi che sposi Kay, devi dirlo, dillo! Non voglio che sposi Kay! Io voglio che la sposi, Kay, così la pianti. Cosa? E chi l'ha messo questo? Oh... Casey ha abbattuto la testa. La signora Harris non sa cosa fare. Non sa se portarla in ospedale oppure... Oh, sbrighiamoci. Andiamo, ti porto lì. Ciao. La dottoressa ha detto che sta bene e domani dobbiamo portarla per un controllo. Ciao, Casey. Ciao. So che hai dato una bella testata. Lo sai, si dice che anche Bruce Wayne abbia abbattuto la testa e quando si è svegliato, beh, si è accorto di essere Batman. No, è quello che è successo a Due Facce. E chi è Due Facce? Oh, beh, Due Facce è uno che ha un lato buono e uno cattivo. Con il lato buono nasconde le cose cattive che fa con l'altro lato. Ah. Sapete già cosa prendere? Sì, un fuori controllo al cioccolato per lei e torta alla carota per me. Grazie. A te. Sei preoccupata per Casey? No, si rimetterà presto. Pensavo... Jeff ed io abbiamo discusso per una sciocchezza. Me la sono presa con lui perché non è venuto con me da Casey. E perché non è venuto? Ha detto che aveva un'emergenza. E io mi sono arrabbiata con lui. E poi lui si è arrabbiato con me perché io mi ero arrabbiata con lui. E io me la sono presa con lui perché ce l'aveva con me. Così lui ha mandato a monte il nostro bel weekend. Dovrei smetterla di arrabbiarmi con lui per cose che non dipendono da lui. Ok. E che mi dici della valigia? Beh, gli credo. Ecco qua. Ah, grazie. È anche il mio preferito. Ginietta, tu sei diventata una di quelle stupide e patetiche donnine coi capelli crespi che non sopportiamo.
cos'è successo alla mia amica del cuore? Insomma, anche se lui ti ha detto la verità, non ti ho mai vista in questo modo, così infelice. Beh, lo so che lo adori, quel ragazzo, ma... è questa la vita che vuoi? Perché sei in questo stato, Ginny? Perché ti sei ridotta in questo modo per Jeff? Mi sa tanto che non lo mangio, questo dolce. Facciamo cambio. Cambio. Perché dobbiamo fare cambio? Ho appena declassato Jeff. Ora è una torta alla carota. Tu adori i dolci al cioccolato. Hai provato a scambiarlo con un altro, ma non resisti. Riprendilo. Andiamo. No, voglio l'altro, non questo. Non lo voglio. D'accordo, vai. Pensi di mangiarlo tutto? Wow. Oh. Ginietta, sto vedendo il tuo futuro, lo sto vedendo proprio adesso. E sai cosa vedo? Un giorno, quando meno te lo aspetti, ti innamorerai di una magnifica torta di mele. Già, non è male. Lo ordinerei ancora. Beh, non farei più cambio. È un po' aspro. Sì, è lo zenzero. Ma tu non ti lasci mai andare? Non so, ti sogni mai una pizza pomodoro e mozzarella? No, davvero. E cosa fai quando sei tanto triste? Beh, io piango. E cos'è che ti fa venire da piangere? Quella sensazione forte di quando sei ossessionata da qualcosa, tanto che alla fine vai fuori di testa, no? E non ti abbandona mai, la vita diventa orribile, sai che non tornerà più come prima. Sai, in pratica hai descritto il mio stato d'animo. Io ci nuoto. In cosa? In quella tristezza. Mi piace scoprire quanto sia dolorosa. E per quale motivo dovresti farlo? Ma per disintossicarsi la mente. E io così mi purifico, mi sento molto meglio dopo. E... non so, è che quando quella sensazione finalmente sparisce, penso che potrei essere diventata un po' più carina. Il pianto per me è la vera fonte della giovinezza. Oh! È per questo che piango tanto. Ma non piangi mai per le cose che ti capitano al lavoro, no? Invece sì, quando mi metti quei pacchetti avvelenati sul tavolo. Io... scusa, sono una stupida. Mi dispiace, Andrea, sai, io... ero solo invidiosa perché sei... perché sei tanto magra. Mi dispiace davvero, io non... Grazie, Ginny. Grazie. I understand whatever I feel is whoever. I've known
It's not so bad. I'm coming home to myself again. I'm coming home. Lo so che non lo vedo solo da una settimana, ma mi manca così tanto. Ora sento sempre questo buco nella pancia. Lo sento di continuo. Hai ripreso ad abbuffarti? Ma questo che significa? Hai affrontato la realtà. Hai preso delle decisioni, hai assunto il controllo con dignità e resistenza. Lo so, provi molto dolore, ma riesci a gestirlo. Ben fatto. Però stavo meglio con le abbuffate. Almeno non sapevo che la mia vita era uno schifo. Beh, tutti hanno una vita un po' schifosetta. Vuoi dire che sono guarita? Guarita, no, no, ma ora sei molto ben attrezzata. Mia madre ha iniziato a chiamarmi più spesso, come se volesse riavvicinarsi. E che cosa intendi fare? Non lo so, forse si sente in colpa perché avrebbe dovuto condividere con me la sofferenza della morte di mio padre. Capisco, ma lei ha dei limiti. Voglio farti una domanda. Pensaci bene, però. Questa fissazione per il fatto che lei non sia riuscita a stare con te non ti impedisce di vedere le sue vere intenzioni nei tuoi confronti? Non importa cosa succede, non importa quanto la vita si faccia più difficile, tu puoi cambiare le cose, anche se pensi di poter fare poco. Quel poco ti cambia la vita, e vuoi sapere come si fa? Si fa una scelta. Tutte le possibilità partono da una scelta, tutte, sempre. Ma dimmi, cosa ti ha ispirato per la tua attività? L'idea che la gente viva la propria giornata, che magari non è neanche tanto buona, inconsapevole del fatto che qualcosa di straordinario sta per capitargli. Adoro sorprendere. Wow! Questa può essere la sorpresa del secolo. Uno che si finge gay per conquistare la sua futura sposa. No. Ah, i nostri cartelloni sono ovunque. Bene! Se riuscissi a metterlo un po' più in alto, sarebbe perfetto. La coppia è scoppiata. Sapevo che sarebbe successo. Saremo pagati ugualmente, dobbiamo solo avvertire tutti i loro ospiti. È una cosa davvero umiliante. Ah, tu non ti favi per lui? Già. E allora? Ma è sempre un cliente, non possiamo togliere tutto e andarcene, non siamo senza cuore. E gli facciamo sposare la cuoca cinese? Ci sono! Ok. Se tutti si aspettano una scena di un film, facciamola! Non scopriranno che è finta e lui salverà la faccia. Bene, è solo un piccolo dettaglio. Mancano gli sposi. Io ho già provato l'abito da sposa e tu hai uno smoking. Ottimo! Allora, devo trovare qualcuno che interpreti il padre della sposa che ti accompagni e ci vediamo all'altare. Aspetta! Non credi che dovremmo dirlo a Bill e Randy? Certo, hai ragione! Lo so. Vai, vai! Molto elegante. Certo. Sul serio. Ginny, sei incantevole. Puoi scusarmi un minuto? Ma
scusa. È solo che sono molto emotiva ultimamente. Mi sento come un'auto senza freni. Hai presente il taoismo? È una filosofia. Dice che se l'acqua riesce a passare fra gli ostacoli, trovando la via più semplice, possiamo muoverci anche noi così attraverso la vita. Basta fare come l'acqua. Come? Non capisco. Agisci come l'acqua, no? Lascia che la vita vada avanti e segui la tua corrente. Sorpresa. L'ho tirato fuori lo smoking, ma non mi sarei mai sentito a mio agio. Mi conosci, no? Lo ami ancora? Bene, Quentin lo farà lui. Sai, ho pensato che era ora che te la facessi io, una magnifica sorpresa. Ma come sei riuscito a... E ci sono tutti. Beh, io non so cosa dire. Credo che basti dire lo voglio. La sera che ti ho dato la collana avrei voluto chiederti di sposarmi. Ma ho pensato che farti la proposta così fosse troppo banale per te. E allora, il mattino seguente, ho chiamato Steven. E ho chiesto al mio amico Bill di venire da voi in ufficio. Abbiamo vissuto momenti piuttosto difficili. E ammetto di essere stato distratto. Ma poi ho capito il motivo che mi spingeva a impegnarmi con te per sempre. È perché io ti amo. E non possiamo sottrarci a tutto questo. Ginny Burns. Mio primo e unico vero amore. Mi vuoi sposare? Metà al cioccolato e metà alla carota. È il mio regalo di nozze. Jeff, è cambiato qualcosa? È cambiato tutto, Ginny. Le mie prospettive, anche il mio modo di pensare è cambiato. Noi possiamo avere tutto, essere felici. L'importante è che ti fidi di me e ti lasci alle spalle tutte le tue insicurezze. Le chiami insicurezze? Soltanto perché ho una testa. Dei sentimenti, o esprimo le mie opinioni. Questo non significa che sono insicura. Infatti, l'unica cosa che mi rende insicura sei tu.
Beh, io ho cercato sempre di fare del mio meglio. Ti prego, Ginny, ti prego, dammi almeno il beneficio del dubbio. Oh, il beneficio del dubbio. Come il giorno che sono entrata a casa tua ed eri con Summa, certo. Non stavate lavorando. Era venuta per stare con te, non è vero? Beh, noi... Senti, dobbiamo guardare avanti. È la chiave di ogni relazione, Ginny. Guardati intorno. Ho fatto tutto questo per te. Ehi. Adesso lo capisci quanto ti amo. Anch'io ti amo. Ma amo di più me stessa. Scusa, ma mi dispiace. Ma che succede? Ma dove vai? Qualcuno ha ordinato dei pancake. Sei stato bravo a tenere il segreto. Lo so, ho dovuto. Ma in realtà morivo dalla voglia di dirti una cosa. Davvero? E quale? Quando Steven mi ha chiamato per invitarmi, ho... ha avuto una reazione inaspettata. Beh, stavo per dirtelo. Avevo anche affittato uno dei tuoi cartelloni pubblicitari e... Ti ricordi quel giorno a pranzo, dietro la tenda? Ma poi Casey si è fatta male e... Ho pensato che... Se volevi sposare Jeff, allora... Dovevo lasciartelo fare. Ma a quel punto non potevo più restare con Kay. Che vuoi dire? Voi due non state... Eh sì, ci siamo lasciati un mese fa. Però ho evitato di... Beh, di vederti fino ad oggi. Aspettavi me? Aspettavo me. Ti sei accorto che... Beh, un giorno hai detto di amarmi. L'ho detto? Mm-hmm. Resto lì. Resto lì. Con lei. E non me ne vado. Qualsiasi cosa accada. Hai detto così. È così che dimostri amore. L'hai detto? Sì, l'ho detto. Senti, il matrimonio è stato pagato, no? Già. Certo, sarebbe un peccato sprecare tutta quella roba. Un peccato tremendo. Potrei ballare con la sposa? Sì, vorrei tanto. Tu di più. Danny? Sì? Mi dici com'era la carne e il formaggio nella baguette? Oh, quasi come questo mio caschetto. I'd like to thank you for bringing so much joy into my life. Mazel tov. What you gonna do, who you gonna be, guess we'll just have to wait and see. In the meantime, we're gonna have a sweet time chasing all your dreams. Shoot for the moon, head on through the galaxy. Grab every star you see. Enjoy the ride, this is your time. You're gonna turn upside down, turn left, turn right in this life.
way to everything. It's all about the way that you get where you're going, but a million ways to try. You can crash it all like a wrecking ball or just glide on a dragonfly. But with a good heart, strong start, a couple shots in the dark, I can guarantee this journey that you're on will take you where you're meant to be. Shoot for the moon, head high through the galaxy, grab every star you see. Enjoy the ride, this is your time. You gotta turn upside down, turn left, turn right in this life. What you give is what you will redeem on the way to everything.